La Repubblica di Platone verte sul tema della giustizia. Si compone di 10 libri e cominceremo con l'esaminare il primo libro. E nel primo libro il personaggio centrale è Trasimaco, il sofista Trasimaco, il quale sostiene la tesi che la giustizia sia l'utile del più forte. Ecco, contro questa tesi, Socrate cercherà di opporre vari argomenti, che in un certo senso non avranno la funzione di stabilire la retta e definitiva definizione della giustizia, ma avranno più che altro la funzione di sgombrare il campo da questa definizione di Trasimaco, che evidentemente è in aperto contrasto con quello che Platone intendeva con il termine giustizia. Qui in questo, a parte le argomentazioni, no, che vengono presentate di volta in volta da Socrate e dai suoi interlocutori, quindi lo schema della discussione è quello solito dei dialoghi socratici, no? Si parte da una definizione, la quale poi si rivela ingenua perché Socrate ne mette in luce il carattere contraddittorio. Chi aveva proposto questa definizione rimane un pochino sconcertato, si ricrede, dà ragione a Socrate e così via. Insomma, fino a che si arriva o a una conclusione o semplicemente ad ammettere che su quel determinato problema non si è arrivati ad alcuna conclusione. E questo è effettivamente l'esito del primo libro. Alla fine Socrate dirà, dopo tutto quello che è stato detto sulla giustizia, dopo le varie definizioni che sono state proposte e dopo la parte centrale che consiste appunto nel discutere, nel tentativo di confutazione della tesi di Trasimaco in base alla quale la giustizia è l'utile del più forte, ebbene il primo libro ha una conclusione, diciamo così, aporetica. Socrate dice: beh, dopo tutto questo discorrere, io non so ancora che cos'è la giustizia, se sia una virtù, se sia sapienza, se porti alla felicità. Ecco, tutti quanti questi aspetti erano stati toccati molto rapidamente, ma alla fine appunto, del primo libro è chiaramente espressa l'esigenza che il problema deve essere approfondito, deve essere esaminato attentamente e che fino a quel momento si è parlato della giustizia con una certa fretta, con una certa superficialità. C'è una bella metafora che Socrate usa alla fine del primo libro, cioè a un certo punto dice Socrate: io ho fatto come quel goloso che ha avuto fretta di assaggiare tutte le pietanze, ma non ha avuto poi il tempo di gustarne nessuna. Come dire, insomma, abbiamo toccato vari punti, ma non ne abbiamo approfondito alcuno. E dicevamo che la parte centrale, la parte più interessante forse di questo primo libro, è il discorso di Trasimaco. Trasimaco che comincia bene con un discorso molto dettagliato, ma che poi, come tutti i personaggi che si oppongono a Socrate, poi alla fine è costretto a soccombere di fronte all'incalzare delle domande. E qui naturalmente, non che Trasimaco, non c'è da credere che Trasimaco fosse veramente così ingenuo da arrendersi facilmente, no, all'argomentare socratico. Qui evidentemente
c'è l'intento di Platone di svilire un pochino la figura del sofista Trasimaco e di far emergere invece tutta la abilità dialettica del suo maestro Socrate. Ma quello che dice Trasimaco non è per niente banale. Quando Trasimaco sostiene la tesi che la giustizia è l'utile del più forte, lo fa tenendo lo sguardo fisso alla realtà, quella realtà storica, la realtà politica della Grecia dei suoi tempi, in cui non diversamente, tutto sommato, da quello che accade anche oggi, il politico, il governante non era tanto quello che avrebbe dovuto essere, cioè il garante del bene comune, ma invece faceva parte, ecco, di una casta, potremmo dire, utilizzando un termine oggi molto diffuso, che badava soltanto ai propri interessi, al proprio tornaconto personale, sfruttando il potere che aveva tra le mani. Questa è sostanzialmente la visione realistica di Trasimaco, no? E a questa visione realistica, disincantata, potremmo dire quasi un'esaltazione dell'avvedutezza, la chiama Trasimaco, l'ingiustizia, no? Abilità del governante a agire per il proprio tornaconto personale, si contrappone invece alla visione che poi sarà appunto la visione che Platone cercherà di avvalorare durante tutti i restanti libri della Repubblica, e cioè la visione in base alla quale invece la giustizia è più che altro una idea, no? È un'idea a cui, ecco, il comportamento reale degli uomini si deve conformare. Quindi, ecco, Platone propone un concetto di giustizia che si impone su un piano ideale, mentre Trasimaco interpreta la giustizia avendo lo sguardo rivolto all'effettivo comportamento degli uomini e in particolare dei governanti. E dunque, ecco, il primo libro forse va interpretato in questo modo. Il significato della parola giustizia in Platone è il significato, potremmo dire anche il significato comune, no? Significato del senso comune, l'uomo comune che sa perfettamente che cosa è un'azione giusta, che cosa significa comportarsi con giustizia, comportarsi rettamente, e che tuttavia è un significato che non corrisponde o perlomeno non corrisponde sempre alla realtà politica, alla realtà storica, la realtà dei fatti, no? Che sono sotto gli occhi di tutti. Quindi, da una parte abbiamo un concetto di giustizia che è immediatamente inteso da tutti, no? Che ognuno di noi sa che cos'è un'azione giusta, ognuno di noi è in grado di valutare quando i governanti agiscono secondo giustizia e quando invece agiscono per il proprio tornaconto personale. E tuttavia questo concetto di giustizia che ognuno di noi è in grado di intendere non corrisponde al piano della realtà. Non corrisponde al piano della realtà perché questo ce lo dimostra Trasimaco, no? Trasimaco a un certo punto mostra tutta la sua insofferenza nei confronti dei discorsi che fino a quel momento aveva ascoltato, irrompe nella conversazione in maniera brusca, no? E
propone il suo concetto di giustizia, che se vogliamo è un concetto di giustizia rivoluzionario rispetto, diciamo così, al significato comune che ognuno di noi, oggi come allora, attribuiva alla parola giustizia. Significato rivoluzionario perché stravolge i termini della questione. Cioè, Trasimaco dice la giustizia è l'utile del più forte, nel senso che il più forte, in questo caso il governante, i governanti, si fanno le leggi, potremmo dire a proprio uso e consumo. Le leggi che i governanti impongono ai governati sono fatte per fare in modo che i governanti ottengano un profitto, ottengano appunto il proprio tornaconto. E quindi obbedire alle leggi, cioè comportarsi secondo giustizia, non significa altro che da parte dei cittadini, da parte dei suoi, non significa altro che fare il proprio danno a vantaggio dei governanti, che devono essere obbediti proprio nelle leggi che impongono al popolo, potremmo dire. Quindi vedete come il concetto di giustizia viene stravolto, no? Se il senso comune, ecco, l'idea immediata quasi che noi abbiamo della giustizia, si riferisce sempre a una sorta di equità, no? A una sorta di servizio che il governante, che il più forte in questo caso, rende al pubblico, no? E quindi ecco la giustizia che è comportarsi in modo tale da fare il bene di tutti e non il proprio tornaconto personale. Ecco, Trasimaco invece, con lo sguardo rivolto alla realtà storica del suo tempo, l'effettivo comportamento delle classi dirigenti, propone una definizione della giustizia che si scontra con il senso comune, no? Si scontra con il senso comune. E quindi la giustizia diventa esattamente il contrario di quello che invece immediatamente noi intendiamo quando parliamo di un'azione giusta, di rettitudine, di onestà, eccetera, eccetera. Cioè la giustizia diventa proprio la prevaricazione del più forte ai danni del più debole. È il governante che fa le leggi e rispettare le leggi imposte dai governanti è un atto giusto, ma questo atto giusto di rispettare le leggi imposte dai governanti va ad esclusivo vantaggio dei governanti. Cioè i governanti si fanno le leggi proprio, potremmo dire, per sfruttare, no? I sudditi, per sfruttare i cittadini e attraverso questo sfruttamento per diventare sempre più forti, sempre più ricchi, sempre più potenti e per rafforzare, diciamo così, il loro controllo sul corpo sociale, che effettivamente non è un'opinione da poter liquidare, no? In due battute. Ha il suo contenuto di verità. Così come ha il suo contenuto di verità, la interpretazione, diciamo così, la proposta, no? Di Socrate e Platone, in base a cui invece la giustizia non può essere questo. Ecco. Non può essere questo, ma la giustizia, in un certo senso, dirà poi Socrate, è tale in quanto va a beneficio dei governati. Quindi il governante che eserciti la sua funzione, secondo giustizia, non fa il proprio tornaconto, ma, diciamo così, realizza il bene di tutti, realizza l'interesse collettivo. In che modo argomenta Socrate? Argomenta facendo un paragone con gli altri mestieri. E allora tira in ballo l'arte del medico e l'arte del pilota,
Che cosa fa il medico? Certamente il medico, quando esercita la sua arte, non lo fa per il proprio tornaconto, personale, ma lo fa per far del bene al malato. È evidente che il malato è la parte più debole. Quindi l'arte medica, in quanto sia arte medica, è esercitata in favore del più debole, non del più forte. Quindi fa l'utile del più debole e cura l'ammalato. Allo stesso modo il pilota non fa il proprio interesse, il proprio tornaconto personale in quanto esercita la sua arte di pilota, ma diciamo così, realizza il bene dei marinai che gli comanda, che gli dirige e fa in modo che si salvino durante il viaggio e che il viaggio abbia successo e così via. E quindi l'elemento di tornaconto, argomenta Socrate, non è legato né all'arte medica né all'arte del pilota né all'arte del governante, ma è legato, lui dice, all'arte mercenaria, cioè il fatto che il medico si faccia pagare per la sua prestazione, riguarda, diciamo così, un altro tipo di arte, l'arte mercenaria, cioè la capacità che il medico ha di richiedere una parcella per il servizio che ha reso. Ma questo non c'entra niente. Questo, il fatto di ottenere un compenso in denaro, non c'entra niente con l'arte medica, con l'arte del pilota, così come non c'entra niente con l'arte del governante. Tanto è vero che il medico può esercitare la sua arte anche gratuitamente. Allora, se io curo un paziente e non mi faccio pagare da questo paziente, non sono per questo meno medico, no? Quindi l'arte medica è di per sé cosa diversa dall'arte mercenaria per la quale io poi mi faccio pagare per il servizio reso. Allo stesso modo il governante non esercita l'arte di governare per ottenere un vantaggio personale, un tornaconto personale, per ottenere un utile, no? Se lo fa non in quanto è un governante, ma lo fa in quanto appunto conosce alla perfezione l'arte mercenaria di ricavare un profitto da una determinata carica. Ma questo non c'entra niente con l'arte di governare. L'arte di governare deve fare l'utile dei governati, non del governante. L'arte di governare, diciamo così, deve fare in modo che il governante appunto mette a disposizione le sue competenze, le sue capacità per realizzare il bene comune. Ecco, questo quindi è l'argomento di Socrate che naturalmente ha un suo valore, ha un suo valore ideale, potremmo dire. Cioè, se si vuole essere dei governanti come si deve, dei buoni governanti come si deve, non si può prescindere dall'esercitare la propria arte con giustizia. Esercitare la propria arte con giustizia in questo caso non significa affatto, come vuole Trasimaco, realizzare il proprio tornaconto personale. Cioè io divento politico perché voglio aumentare le mie sostanze, perché voglio, approfittandomi della mia carica politica, diventare sempre più potente e beneficiare la mia famiglia, eccetera, eccetera. No, l'arte del governante, in quanto voglia essere esercitata con giustizia, è l'arte di fare il bene comune, il bene della comunità, altrimenti non è un'arte del governante, è un'arte mercenaria. Così come l'arte del medico non è quella di arricchire il medico, no? Perdendo di vista il proprio fine, che è quello di curare gli ammalati. Se il medico si comporta in questo modo, magari bada più a fare i soldi che non a curare l'ammalato, evidentemente non è un medico, un cattivo medico. È più bravo nell'arte mercenaria, diciamo così, di ottenere un vantaggio, un compenso, un utile, no? Ma naturalmente questo lo fa tradendo in un certo senso quello che è il suo compito in quanto medico.
E a proposito del discorso di Trasimaco, dicevamo che è un discorso molto forte quello di Trasimaco, vale la pena di leggerlo. Dicevamo che Trasimaco a un certo punto interviene nel dialogo che si stava tenendo tra Socrate e Polemarco, il figlio del padrone di casa, del vecchio Cefalo, che nel frattempo si era ritirato a fare i sacrifici agli dèi e quindi aveva lasciato i giovani a dibattere con Socrate su questo problema di che cosa sia la giustizia. Ebbene, Trasimaco, che aveva già dato segni di insofferenza, tant'è vero che i presenti avevano dovuto trattenerlo dall'intervenire. A un certo punto non ne può più e interviene con queste parole. Tanto dice: a queste mie parole, Glaucone e gli altri lo pregarono di non rifiutare. Si vedeva chiaramente che Trasimaco ardeva dalla voglia di parlare per fare bella figura, convinto di avere una splendida risposta. Ecco, qui abbiamo un pochino il tentativo di svalutare, di mettere un pochino in ridicolo, no? Questo sofista, tratteggiarlo come, diciamo così, un personaggio piuttosto irruente, violento, pieno di sé, no? Convinto di aver ragione, e quindi è preoccupato più che altro di far bella figura di fronte al suo uditorio. Alla fine però acconsentì e disse: eccola qui la sapienza di Socrate, lui non vuole insegnare, bensì andare di qua e di là, ad imparare dagli altri e di ciò nemmeno ringraziare. Se dici che imparo dagli altri, risposi, hai ragione, Trasimaco, ma se dici che non pago i miei debiti, dici una bugia. Pago come posso, ma sono senza denari e posso soltanto approvare. E quanto volentieri lo faccia, se uno mi sembra parlare bene, lo verrai a sapere, sì, e subito, appena avrai risposto, perché credo che parlerai bene. Questo è Socrate che parla e qui c'è un pochino una frecciatina, no? Ecco, Platone dice: Socrate quando parla è povero, Socrate è povero quando parla non si fa pagare, come invece fanno i sofisti, e Trasimaco in particolare, che infatti più tardi dirà: beh, insomma, io vi dirò quello che ho da dirvi, ma in un certo senso dovete pagarmi, no? E allora gli interlocutori dicono: sì, noi siamo pronti a pagare quello che vuoi, purché tu non ci privi della tua sapienza. E ecco allora la tesi di Trasimaco, dice: stammi allora a sentire, disse, io sostengo che la giustizia non è altro che l'utile del più forte. L'utile del più forte. A questo punto, diciamo, Socrate gli chiede: ma spiegami un po' che cosa vuoi dire, perché io lì per lì non capisco, no? Cosa significa la giustizia è l'utile del più forte. E allora Trasimaco dice: non sai, riprese, che alcuni stati sono governati a tirannide, altri a democrazia, altri ancora ad aristocrazia? Come vuoi che non lo sappia, dice Socrate. Bene, in ciascuno stato è il governo che detiene la forza, o no? Senza dubbio, dice Socrate. Ma ciascun governo legifera per il proprio utile, la democrazia con leggi democratiche, la tirannide con leggi tiranniche e gli altri governi allo stesso modo. E una volta che hanno fatto le leggi, eccoli proclamare che il giusto per i sudditi si identifica con ciò che è invece il loro proprio utile. E chi se ne allontana lo puniscono come trasgressore sia della legge sia della giustizia. In ciò dunque consiste, mio ottimo amico, quello che, identico in tutti quanti gli stati, definisco giusto, l'utile del potere costituito. Ma, se non erro, questo potere detiene la forza. Così ne viene, per chi sappia bene ragionare, che in ogni caso il giusto è sempre identica cosa, l'utile del più forte. Ecco dunque, molto chiaramente, qui Trasimaco spiega la sua posizione.
Quindi il giusto è sempre l'utile del più forte, perché è il più forte che stabilisce la legge, è il più forte che ha il potere di imporre la legge ai più deboli, quindi ai governati, ai sudditi, e la giustizia consiste nel obbedire alla legge che il più forte ha imposto al più debole. Ma naturalmente, questa obbedienza costituisce un vantaggio per il più forte e uno svantaggio per il più debole, che essendo costretto ad obbedire, evidentemente va a fare il proprio danno e l'utile di colui che governa e che gli ha imposto quella determinata legge. Un poco più in là, c'è un altro passo molto interessante di Trasimaco, no? E intanto diciamo come, in che modo Socrate cerca di confutare, qual è l'argomentazione che egli usa per confutare o perlomeno per opporre qualche cosa a questa tesi di Trasimaco che la giustizia è l'utile del più forte, che i governanti, in quanto sono i più forti, no? In quanto quindi sono in grado di imporre le leggi, sono in grado anche di stabilire il criterio della giustizia, no? Cioè, giusto è il suddito nel momento in cui obbedisce alla legge che io gli ho imposto, per il mio proprio utile. Bene, Socrate risponde con quello che dicevamo poco fa. Adesso lo ripetiamo, lo accenniamo qui solo brevemente, cioè che appunto il governante, esattamente come il medico, esattamente come il pilota, in quanto medico, in quanto pilota, in quanto governante, non possono fare il loro proprio utile, ma devono fare l'utile, di chi è più debole, quindi il medico del paziente, il pilota del marinaio e il governante dei sudditi. Altrimenti non possiamo dire che parlare di governanti, parlare di piloti o parlare di medici. Questo è quanto, quindi, l'obiezione di Socrate. Ma al che Trasimaco risponde dà una risposta che sembrerebbe quasi, quasi inconfutabile, molto ironica, diciamo così. Quindi Platone qui non fa torto a Trasimaco, gli farà torto dopo quando, diciamo così, lo ridurrà a una specie di figura tutto sommato molto accondiscendente, ma qui non gli fa torto. E qui gli mette in bocca delle parole che effettivamente sembrano mettere a ridicolo questa risposta di Socrate, no? Questa confutazione di Socrate. Cioè il governante, in quanto è governante, deve fare il bene dei sudditi, non il proprio utile. E come risponde Trasimaco? Risponde con queste parole. Dimmi, Socrate, ce l'hai una balia? Ma che c'entra? Chiesi. Non era meglio rispondere che fare di queste domande. La ragione è, rispose Trasimaco, che ti lascia colare muco dal naso e non te lo soffia quando occorre. E tu, in grazia sua, non conosci né pecore né pastore. Perché? Chiesi. Trasimaco gli dice: sei un bamboccione, ti cola il muco dal naso. Simili argomenti come quello che avevamo visto, no? Sono argomenti inconsistenti, no? Che il governante governi per fare il bene dei propri sudditi e non il proprio tornaconto personale, una persona che non sia completamente fuori dal mondo non lo potrà mai sostenere. Quindi Trasimaco sta dando dell'ingenuo, del bamboccione a Socrate. Come puoi sostenere una cosa del genere? No? Che il governante faccia l'utile dei sudditi o dei cittadini e non il proprio tornaconto? No? Come puoi sostenere una balordaggine del genere senza che meritarti i miei insulti? No?
E continua Trasimaco, dice: perché tu, Socrate, tu credi che i pastori o i bovari mirino al bene delle pecore o dei buoi e li ingrassino e li curino con uno scopo diverso dal bene dei padroni e loro proprio? Questa è un'obiezione forte, no? Se tu dici che i governanti, no, in quanto tali, fanno il bene dei loro sudditi, è come se pensassi che i pastori o i bovari, nel governare le pecore e le mucche, stanno pensando al bene delle pecore e delle mucche e non al proprio tornaconto. Sei talmente ingenuo da credere questo, gli dice Trasimaco, e continua, e qui rincara la dose, Trasimaco, aderendo alla realtà. E dice: cosa pensi che anche i governanti degli stati, intendo i governanti nel vero senso della parola, siano rispetto ai sudditi in uno stato d'animo parecchio diverso da quello che si può avere rispetto a pecore? E che notte e giorno mirino a tutt'altro che a quanto potrà comportare loro profitto? Sei talmente ingenuo, Socrate, da pensare che i governanti non trattino i loro sudditi come il pastore tratta le pecore, no? Per spremere le pecore fino in fondo e ottenere un profitto, più alto profitto possibile. E dice: se sei così ingenuo, diciamo così, non sei in grado, non vuoi vedere la realtà dei fatti. La realtà dei fatti è quella che adesso Trasimaco gli sciorina davanti a Socrate e al suo auditorio. Dice: e sui concetti di giusto e giustizia, di ingiusto e di ingiustizia sei tanto fuori strada da ignorare che la giustizia e il giusto sono in realtà un bene di altri, un utile di chi è più forte e governa, ma un danno proprio di chi obbedisce e serve, che l'ingiustizia è l'opposto e comanda a quegli autentici ingenui che sono ingiusti, e che i sudditi fanno l'utile di chi è più forte e lo rendono felice servendolo, mentre non riescono assolutamente a rendere felici se stessi. Devi poi tenere presente, ecco, vedete qui, dice, i giusti nel momento in cui obbediscono alle leggi, no? Che cosa fanno? Non fanno altro che il loro danno. E quindi il giusto sempre sarà sottomesso all'ingiusto, e sempre servirà l'ingiusto per arricchirlo, per procurargli tutti i vantaggi, no, possibili, immaginabili, facendo il suo proprio danno. Quindi, come dire, chi obbedisce, no, non è altro che un servo, e la giustizia non è altro che il modo migliore per danneggiare se stessi. Mentre solo l'ingiusto è felice, solo l'ingiusto è avveduto, solo l'ingiusto sa vivere. Sa vivere perché riesce in qualche modo a sfruttare, no? A sfruttare la sua posizione di forza, no? E a ottenere il più grande profitto dalla sua ingiustizia e dunque anche la felicità. E questo Trasimaco intende provarlo non con degli argomenti, ma appunto guardando ai fatti. No, guardando ai fatti, guardando la realtà politica, le ingiustizie palesi che allora come oggi erano sotto gli occhi di tutti. E devi poi tenere presente questo semplicione di un Socrate, che in qualunque modo un uomo giusto ci perde rispetto a un ingiusto. Ciò vale anzitutto nei contratti d'affari. Ecco gli esempi concreti, no? Nei contratti d'affari, ogni volta che si associano un giusto e un ingiusto, non troverai mai che allo sciogliersi della società il giusto ci guadagni sull'ingiusto, bensì che ci perde. Ecco, queste parole oggi sono attualissime, no? Se noi diciamo, gettiamo un pochino lo sguardo ai fatti della cronaca politica, no? Come possiamo, in un certo senso, non dar ragione a Trasimaco? No? Naturalmente senza sposare la tesi di Trasimaco, no? Ma tuttavia, ecco, Trasimaco qui non sta dicendo delle banalità, no? Sta dipingendo, diciamo così, una situazione di fatto in cui il giusto soccombe e l'ingiusto invece la fa franca. La fa franca, si arricchisce
scampa alle pene che pure meriterebbe e vive una vita ricca, felice, serena, no? Come qui appunto ci sta dicendo Trasimaco. Dice, beh, negli affari quando si scioglie la società l'ingiusto la fa franca e il giusto perde tutto quello che aveva. Poi nei rapporti con lo Stato, ecco, nei rapporti con lo Stato, quando ci siano tributi da pagare, il giusto a parità di condizioni paga di più, l'altro di meno. L'evasione fiscale, no? Qui sembra che Trasimaco sta parlando della situazione attuale. Chi è che si arricchisce in Italia? Gli evasori fiscali, i grandi evasori che portano i loro capitali all'estero, diciamo così, infrangono la legge, mentre gli onesti pagano e si impoveriscono. E quando c'è da ricevere, l'uno non guadagna nulla e l'altro molto. Quando c'è da ricevere qualcosa dallo Stato, ecco che i furbi ottengono, no? Magari dei finanziamenti, ottengono dei vantaggi e gli altri che hanno pagato, si sono dissanguati fino a quel momento, non ottengono nulla. Questa è la realtà dei fatti, diciamo così, di fronte a cui sembra Trasimaco del tutto ingenuo, diciamo così, mettersi a parlare della giustizia in termini diversi, no? Nei termini, diciamo, del senso comune, nei termini in cui ognuno di noi è in grado di intendere che cosa sia l'azione giusta e che cosa sia l'azione ingiusta. Quando l'uno e l'altro ricoprono una carica pubblica, cioè l'ingiusto e il giusto, al giusto succede, anche se non gli capitano altri guai, di vedere andare sempre peggio, peggio i propri affari, non potendosene occupare, e di non ricavare dalla cosa pubblica profitto alcuno a causa della sua giustizia, e di venire poi in odio ai familiari e ai conoscenti se non vuole favorirli per rispettare la giustizia. Quindi vedete, se il giusto assume una carica pubblica proprio perché agisce secondo giustizia, cioè non per proprio tornaconto personale, ma appunto per fare il bene comune, ecco che non solo perde, dovendo trascurare i propri affari, no? Perde del proprio, no? Quindi c'è il caso limite che vada in rovina, no? Ma viene anche odiato. Viene anche odiato dai familiari, dai parenti, i quali si aspetterebbero dei favori, ma in quanto egli è giusto, non può naturalmente favorire dei parenti. E quindi viene anche odiato. Non solo perde le sue sostanze, ma diventa anche inviso ai suoi stessi parenti. Questo capita al giusto. E all'ingiusto che cosa capita? All'ingiusto accade tutto l'opposto. Mi riferisco a chi dicevo poco fa, a chi è assai abile a soverchiare, ed è a questi che devi guardare, se è vero che vuoi giudicare quanto maggior utile egli ritragga dalla ingiustizia che dalla giustizia. Lo comprenderai senza fatica se ti spingerai fino a realizzare l'ingiustizia assoluta, che rende sommamente felice chi la commette, e sommamente infelice chi la subisce e rifugge dal commetterla. Ecco, quindi, questa tesi che poi verrà rovesciata completamente da Socrate, no? Dice Trasimaco, l'ingiusto è sommamente felice e il giusto invece si procurerà soltanto infelicità. Parlo della tirannide, questa è l'ingiustizia assoluta, la tirannide che con inganno e in violenza porta via i beni altrui, sacri e profani, privati e pubblici, non un po' alla volta, ma tutti in un colpo. Ma quando uno, oltre che delle sostanze dei concittadini, si impadronisce delle loro persone e se ne serve come di schiavi, cioè il tiranno, colui che appunto è diventato, ha assunto la carica di governo, ebbene, costui, il tiranno, anche se commette tutti questi delitti, e dal momento in cui si impadronisce non solo delle sostanze dei concittadini, ma anche degli stessi concittadini e li obbliga ad obbedire alle loro leggi, ecco che è chiamato felice e beato non soltanto dai concittadini, ma anche da quanti vengono a sapere che ha realizzato l'ingiustizia assoluta.
Cioè il tiranno addirittura viene chiamato, viene riconosciuto, no? Come quando noi diciamo il furbo è riuscito ad ottenere con i propri imbrogli, no? Una posizione di potere e quasi quasi, ecco, le persone, beato lui, felice, è riuscito a fare queste cose qua. E quindi in un certo senso qui, anche se non è detto, no? Qui si fa cenno a un atteggiamento comune, cui le stesse persone comuni avallano in qualche modo l'ingiustizia degli altri. Cioè l'ammirazione che noi abbiamo per il tiranno, per colui che è riuscito ad acquisire una posizione di potere grazie alle ingiustizie che ha commesso, ecco, questa ammirazione è ciò che permette l'ingiustizia.